Ciao ragazzi, è quasi mezzanotte, ma sono arrivate delle notizie alquanto interessanti riguardo dei prossimi sequel sotto il marchio Disney e non mi perdo tanto in chiacchiere anche perché è una certa ora e avete visto già il titolo del video e anche la miniatura, l'anteprima, quindi sì, sono stati ufficialmente confermati ai lavori Toy Story 5, Zootropolis 2 e Frozen 3. Questo perché è stato ammesso proprio da Bob Iger, ovvero il CEO attuale che è tornato dopo Bob Chapek, che Disney al momento ha bisogno di appoggiarsi a dei franchise già esistenti. E penso l'abbiano capito un po' troppo tardi, visto Strange World. Era già un po' prevedibile, visto l'annuncio ufficializzato al D23 di Inside Out 2, anche il live action del Re Leone, comunque diversi sequel sono stati già confermati in passato, ma sicuramente ne arriveranno di altri, quindi aspettatevi qualche altro annuncio prossimamente. Intanto abbiamo appunto Toy Story 5 e, per quanto mi riguarda, potrebbe essere alquanto pericoloso come film. Già un Toy Story 4 che a me comunque è piaciuto ha destabilizzato un po' i fan della saga, perché effettivamente ha stravolto sia il significato della saga ma anche proprio i personaggi. Ma ripeto, per quanto mi riguarda Toy Story 4 mi è piaciuto. Poi anche un Frozen 3 era abbastanza prevedibile, visto che l'idea originale era quella di fare una saga intera su questi personaggi e su questa storia. Probabilmente in questo terzo capitolo verrà introdotta, comunque vista più nel dettaglio, la sessualità stessa di Elsa, perché è già stato detto un po' in passato che Elsa è l'unica protagonista, l'unica principessa che non vuole un principe azzurro, comunque una figura maschile al suo fianco. E puntini, non è mai stato detto al 100%, non è mai stata completata questa frase, ma sicuramente sarà il primo personaggio protagonista, la prima principessa, anche se non sbaglio nel secondo film, che ho visto una volta e non riguarderò mai più, non era più abdicato, non è più la regina di Arendelle, quindi non è più una principessa, non è più quel tipo di personaggio, ma sarà il primo protagonista in un film Disney ad essere a tutti gli effetti LGBTQIA+. E potrebbe essere interessante come cosa vedere, soprattutto come Disney nel 2000 e non so tratterà questa cosa. Per quanto riguarda Zootropolis 2, in originale Zootopia, era anche questa abbastanza prevedibile, soprattutto dopo comunque il successo che ha avuto la serie di corti su Disney Plus, degli spin-off su diversi personaggi di questo mondo, di questa lore creata con il primo film, che a me è piaciuto tantissimo, lo reputo uno dei migliori classici degli ultimi anni di Disney assieme ad Oceania. Vedremo che cosa presenterà, sicuramente saremo ancora con i protagonisti, quindi Nick Wilde e Judy Hope. Sicuramente non aspettatevi questi film nel 2023, nemmeno nel 2024, perché sappiamo che Disney ogni anno presenta un film Pixar e due Disney Animation, e l'anno dopo viceversa, quindi due film Pixar e uno Disney. Quest'anno tocca un film Pixar e due Disney Animation, mentre nel 2024 avremo Elio e Inside Out 2, mentre non sappiamo, se non sbaglio, il film Disney Animation, quindi possibilmente potrebbe trattarsi proprio di o un Frozen 3 o di Zootropolis 2, anche se presentare due sequel, anche se uno è Pixar, uno è Disney, nello stesso anno potrebbe essere un po' controproducente, quindi bruciarsela un po' troppo presto. Però per esempio un Toy Story 5 non penso di vederlo prima del 2025, se non 2026. Non sappiamo davvero nulla riguardo questi film, sappiamo solamente che sono in lavorazione. Bob Iger ha detto che presto avremo qualche informazione in più, ora sto controllando proprio quel che ha detto il CEO di Disney e vi riporto appunto il suo discorso fatto con gli investitori che spenderanno i loro soldi su Disney. E oggi sono così lieto di annunciare che abbiamo dei sequel in lavorazione dai nostri studi di animazione ed alcuni dei nostri franchise più popolari: Toy Story, Frozen e Zootopia. Presto avremo altro da condividere su queste produzioni, ma questo è un ottimo esempio di come ci stiamo appoggiando ai nostri marchi e ai franchise senza rivali. L'obiettivo è abbastanza diretto, anzi Bob Iger è stato inserito come CEO nuovamente per questo motivo, far risalire un po' i guadagni all'interno di Disney, e anche se questa idea di fare tanti sequel potrebbe rovinare un po' la produzione, sicuramente è molto meglio di non fare soldi, visto che Strange World, come anche Encanto, perché Encanto è diventato famoso poi su Disney Plus,
che non è successo a Strange World. Entrambi i film hanno fatto davvero pochissimo in sala, non se li è cagati nessuno, e Strange World è abbastanza comprensibile come cosa, perché è un film molto molto anonimo. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi, qual è il film tra questi tre che attendete di più, se vi aspettate altri annunci prossimamente di altri sequel di franchise e saghe già esistenti all'interno di Disney e Pixar, possibilmente presto arriverà la conferma di un Ratatouille 2, mi aspetto appunto qualche ritorno di qualche altro personaggio Pixar, non vorrei dire un Wall-E 2, ma anche quello è abbastanza quotato, secondo diversi rumor. Diciamo che sul mio canale ci sono tanti video riguardo i possibili sequel prossimi, c'era quello su Inside Out 2 e così è stato, c'era anche quello su Toy Story 5 e stiamo vedendo adesso la verità, comunque i video li trovate tutti sul canale se vi interessa, la qualità è naturalmente diversa da quella di questo video, perché sono usciti anni fa. E niente, vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, i link di Pumpling e Fantasia Store con i rispettivi codici, ovvero il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis e il codice Andri 5 per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del Fantasia Store. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!